Io vi do nuovamente il benvenuto alla presentazione del corso di laurea magistrale in arte, valorizzazione e mercato. Passo dunque la parola al professor Boccali e auguro a tutti un buon webinar. Allora, grazie mille, buonasera a tutti, benvenuti. Dunque, stasera vi presentiamo il nostro corso di arte, valorizzazione e mercato. Un corso che in realtà ormai è di lunga data perché credo che abbia ben più di 10 anni, ma che nel corso del tempo ha subito diverse trasformazioni e diverse modifiche. Questo perché inevitabilmente è il mercato dell'arte ad essere cambiato, no? E quindi prima di iniziare mi piacerebbe un po' discutere con voi alcune macro trasformazioni del settore artistico e culturale. Questi dati noi li abbiamo presi dal MIBACT, quindi dal Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo, sono del 2019. Che cosa ci dicono? Ci dicono che in fondo c'è una grandissima crescita dei presenze, quindi di visitatori all'interno di quelli che sono gli spazi della cultura, concepiti in modo classico, quindi musei, mostre, ma anche in modo più innovativo. Questi stessi spazi si sono moltiplicati, si stanno evolvendo, questo in Italia, ma anche in prospettiva globale nel mondo intero. In generale, insomma, è tutto un sistema, il sistema dell'arte che sta attraversando un momento di trasformazione e, diciamolo pure, in questo momento difficile che tutti noi stiamo vivendo, no? In cui ci troviamo in una situazione un po' di insicurezza, di difficoltà, ci stiamo chiedendo che cosa accadrà, quale sarà il mondo che troveremo domani alla riapertura. In fondo, anche il mondo dell'arte dovrà confrontarsi con trasformazioni e cambiamenti. Questo per dire che pensare un modello culturale e formativo non può, legato al mondo dell'arte e della cultura, non può prescindere da un'interrogazione costante su quelli che sono questi cambiamenti e queste trasformazioni. Tanto è vero che noi, durante tutto l'arco dell'anno, creiamo degli spazi appositi proprio per discutere di queste trasformazioni e almeno una volta o due all'anno incontriamo quelli che tecnicamente chiamiamo stakeholders, che sono di fatto poi le persone che vi daranno lavoro una volta laureati, per capire quali sono le nuove tendenze, quali sono le trasformazioni di questo grande mercato e questo grande ambito, diciamo, di riferimento. Gli proponiamo i nostri piani di studi, gli chiediamo che cosa funziona, che cosa non funziona, insomma, cerchiamo poi di riadattare tutto il sistema alla luce anche delle indicazioni che ci vengono date. Allora, inevitabilmente si tratta di progettare, quindi una nuova visione anche della funzione dell'operatore culturale all'interno dell'ambito in trasformazione che connette il sistema produttivo, il sistema economico, il sistema culturale classicamente inteso e si spinge sempre di più verso nuovi spazi, verso nuove industrie che di fatto chiamiamo creative e che hanno portato sempre di più alla nascita di start-up culturali per l'innovazione che sono strettamente legate al mondo dell'arte e della cultura. Per tutto questo è necessario creare un modello formativo in cui lo studente non sia soltanto un discente che si trova lì di fronte a me, docente, ascolta quello che gli dico, ma creare una sorta di dialogo molto più attivo in cui ci sia a volte un'inversione, cioè lo studente da soggetto passivo, ricettore, no, di informazione con un modello culturale ormai decisamente superato, diventi invece un discente in grado di partecipare direttamente alla lezione, partecipare direttamente alla creazione appunto di prodotti, no, culturali che vengono proposti durante dai professionisti e in generale da tutti i docenti che lavorano all'interno del corso, in modo tale da preparare sempre di più lo studente a quello che è il vero e proprio mercato dell'arte e quello che sarà poi il mercato lavorativo che andranno ad incontrare.
E questo fa del nostro corso, credo, e in fondo anche di tutta l'università, un modello molto particolare. Il professor Trione, che è il nostro preside, dice sempre: noi pensiamo, in particolare per la nostra magistrale, un modello che assomiglia molto a una factory, in cui c'è naturalmente uno spazio di studio, inevitabilmente di formazione seria, solida, perché è necessario costruire sulle basi del triennio, ovviamente, dei mattoncini che rafforzino, no, le vostre competenze per gli anni a seguire. Ma è necessario anche che questo spazio sia concepito come un luogo non tanto di transito, in cui io vengo, studio e poi torno a casa, ma che sia concepito anche come spazio creativo, come spazio in cui possono svolgersi delle attività culturali, eventi, mostre, spesso anche spinte dagli studenti stessi, che sia anche concepito come uno hub internazionale in cui soggetti provenienti dall'estero e soprattutto però indicazioni provenienti dall'estero vengano a fruttificare e a germogliare appunto in questo spazio, e poi non da ultimo che si crei una vera e propria comunità, una comunità di dialogo non solo tra studenti e professori, ma tra studenti e professori che invitano dei professionisti. Come vedremo a breve, e qui ne abbiamo due, il modello formativo in generale di Ulm, ma in modo spinto della nostra laurea magistrale, è quello che prevede la presenza massiccia di professionisti, pensati all'interno dei singoli corsi come ospiti, ma spesso professionisti che diventano a loro volta professori, perché, come vi dicevo prima, il mondo dell'arte è un mondo che prevede una formazione che a volte è il professionista a poter esprimere in maniera più adeguata. E quindi, come poi vedremo più avanti, il piano di studio è un piano di studio composito che prevede soggetti accademici tradizionali e soggetti che provengono dal mondo delle professioni, proprio in grado di portare, diciamo, quella voce concreta e pratica e creare quel aggancio professionale che l'università cerca per i nostri studenti, grazie anche all'ufficio placement, a job seminar, cioè dei seminari in cui gli studenti incontrano le aziende, cioè coloro che propongono il lavoro e possono addirittura anche proporre il proprio curriculum. Quindi un sistema esperienziale completo. Questa è l'idea generale, appunto, che sorregge il nostro corso. Quali sono le figure a cui abbiamo pensato quando abbiamo pensato a questo corso? Le figure sono andate progressivamente modificandosi e non credo che rimarranno queste nel prossimo futuro, proprio perché, come vi dicevo, nuovi ambiti producono e generano nuove professioni e nuove professionalità, e è molto importante che l'università sia in grado di captare queste necessità del mondo concreto e trasformarle poi per preparare dei soggetti che possano inserirsi all'interno di questo mondo. Naturalmente troviamo le figure classiche, no? Dei curatori e conservatori di musei o degli esperti d'arte, ma anche degli specialisti che lavorino nei mercati dell'arte, di gallerie o di manager di eventi artistici, nonché naturalmente direttori e dirigenti di aziende culturali. Ma un altro ambito che qui non abbiamo messo, ma che è altrettanto forte, è quello proprio della comunicazione dell'arte. Spesso si pensa che la comunicazione dell'arte possa essere fatta da un semplice comunicatore, cioè da una persona che si è formata soltanto all'interno di uno spazio della comunicazione, come se l'oggetto della comunicazione non influenzasse invece la modalità, no, di comunicarla. E invece, soprattutto un oggetto così particolare come quello dell'arte e della cultura in generale richiede una preparazione particolare e una comunicazione adeguata a questo oggetto. Ed è proprio per questo che una delle figure che curiamo con particolare attenzione è proprio questa, dei curatori e dei comunicatori, scusate, per il mondo dell'arte e della cultura attraverso tutte le piattaforme, da quelle classiche a quelle ovviamente nuove e digitali. Per questo, come vi dicevo, insegnano da noi professionisti che vengono dal mondo della cultura, dal mondo dei musei, dal mondo delle case d'asta, da scrittori, e due di questi grandi professionisti che abbiamo la fortuna di avere con noi, appunto, sono i nostri ospiti. E allora io direi che forse è il caso che, di lasciare direttamente a loro la parola, in particolare a Massimiliano Tonelli, che avete sentito
partecipa diciamo a dei compiti editoriali importanti, ma che da noi insegna arte web, forme di comunicazione dell'arte. Quindi lascerei la parola a lui per raccontare un po' la sua esperienza in Ulm e anche la sua prospettiva, ovviamente, come professionista. Sì, grazie professor Boccali. Devo dire che questa presentazione ci siamo collegati una mezz'oretta prima, ma non avevamo poi condiviso tanto la presentazione, avevamo più che altro parlato un po' tra di noi per conoscerci, che non ci conoscevamo, e devo dire che invece questa presentazione mi sorprende molto in maniera positiva, perché non è scontato, ma mi sono trovato esattamente in linea rispetto a come cerco di organizzare da qualche anno questo corso, no? E soprattutto su questo aspetto di coinvolgimento, di partecipazione, di factory, come è stata definita, e devo dire che cerco di farlo un po' così, se non, anche perché non sono un docente vero e proprio strutturato, come vi hanno detto, sono un professionista di questo settore da una ventina d'anni, quindi non posso fare altro che così, ma insomma mi fa molto piacere essere in coerenza con quelle che sono le richieste del corso di laurea dell'università, che non è una cosa scontata. Arte web quest'anno sarà diviso in tre parti, ci sarà anche la professoressa Manzato, Anna Grazia Manzato, e poi ci sarà il professor Gianni Romano, che faranno anche loro i loro moduli, quindi ci divideremo un po' il lavoro. È un corso che io, rispetto al quale io lotto sempre per cambiare nome, vediamo se quest'anno ci riesco, se è troppo tardi anche quest'anno, lo cambieremo l'anno prossimo, ma vorrei più che nel titolo emergesse il concetto di editoria, di publishing, di industria del publishing. Perché? Perché l'obiettivo è un po' parlare di quello, capire quanto questo settore in realtà è in fase di grande evoluzione, può dare delle grandi opportunità a chi è in età universitaria, nonostante sia, come tutti quanti i nostri settori, ma questa è una condizione ormai stabile, no? in crisi, però all'interno delle crisi ci sono dei movimenti, dei cambiamenti, ci sono tanti tanti spazi in cui si aprono delle opportunità, e questo cerchiamo sempre di analizzarlo durante il corso, e quindi siamo dentro a questo concetto di professioni e di mercato che dicevamo all'inizio. Quali sono un po' i punti che cerchiamo di affrontare in questo corso? Innanzitutto, parlando di editoria, cerchiamo di smentire tanti stereotipi che ci sono nel mondo dell'editoria e che si sono sedimentati negli ultimi anni, soprattutto con l'arrivo dell'editoria digitale. Il concetto della carta che è morta, no? Questa sciocchezza secondo cui la carta è morta. In realtà, durante il corso dimostriamo anche, come si diceva prima, con ospiti, invitando dei personaggi a lezione, strutturando la lezione come un piccolo palinsesto all'interno del quale poi intervengono delle persone che non sono solamente il professore che tiene il corso, ma in cui ci sono delle piccole parentesi di mezz'ora, 40 minuti in cui intervengono dei professionisti ulteriori. Dimostriamo che questo non è vero, dimostriamo che non è vero che la radio è uno strumento vecchio, dimostriamo che non è vero che il web è uno strumento democratico che tutti possono utilizzare, che è aperto a tutti, anzi dimostriamo il contrario. Insomma, ci sono tutta una serie di stereotipi che sono davvero da smontare nel settore dell'editoria. Cerchiamo sempre di invogliare gli studenti a essere molto informati. È una cosa banale che dico, però è una cosa che riscontro che non è sempre presente, e quindi non solo l'importanza di essere sempre informati, se si vuole lavorare nel mondo dell'arte, dei musei, della cultura, bisogna avere gli strumenti, avere la voglia in primo luogo, e poi avere gli strumenti per stare sempre informati su quello che succede. C'è un discorso anche sulla scrittura che cerchiamo di fare, non è il nostro specifico ruolo, non siamo una scuola di scrittura creativa, però una parte del corso la orientiamo molto su come si scrive, soprattutto come si scrive per il web, spiegando che scrivere per il web non è solamente una questione di bella scrittura, di buon italiano, ma è una questione adesso molto tecnica, entrando soprattutto nei concetti che riguardano il SEO, no? E altre discipline tecniche che fanno la fortuna o la sfortuna di qualsiasi contenuto digitale. Cerchiamo di raccontare tutto l'ecosistema dei media, che è veramente in questo momento molto molto articolato. Cerchiamo soprattutto, come dicevo prima, di far tutto questo incontrando i professionisti,
quando ho delle lezioni lunghe cerco ogni volta di avere un momento in cui interviene un'altra persona invitata, facendo in modo che i ragazzi conoscano dei personaggi che innanzitutto possono dare un contributo, possono dare un'ispirazione, persone che hanno avuto un successo nel loro settore, chiaramente sempre nel settore dell'arte, della cultura e dell'editoria in particolare, d'arte e di cultura, e poi sono nuovi contatti. È successo più di una volta che le persone che sono venute a lezione a fare una piccola testimonianza, poi volontariamente hanno lasciato il loro contatto agli studenti, gli studenti hanno poi chiamato questa persona e poi sono nati dei rapporti di vario tipo, addirittura fino a un livello lavorativo. Proviamo anche a parlare di ufficio stampa e di comunicato stampa, di questi linguaggi. L'anno scorso mi era stato chiesto nello specifico dal professor Trione in particolare di fare una piccola parentesi su questo, perché nessuno poi, nessun altro degli altri corsi affrontava il funzionamento e le dinamiche che ci sono dietro alle agenzie di comunicazione, alle agenzie di stampa, e quindi abbiamo fatto anche questo e probabilmente anche quest'anno faremo questo aspetto. Come si orienta tutto questo, che è poi divulgazione di contenuti, si orienta, veicolazione di contenuti, si orienta soprattutto attraverso tre pilastri, che sono quello del coinvolgimento dei lettori, quello dell'esperienza che dobbiamo riuscire a far fare ai lettori e quello della chiarezza che devono avere i nostri contenuti. Questi tre pilastri, coinvolgimento, esperienza e chiarezza, seguono un po' tutto il corso delle lezioni, cerchiamo sempre di rapportarci a questi tre pilastri quando guardiamo qualsiasi contenuto, vedere come si orienta rispetto a quanto coinvolge, a quanto è chiaro e a quanto genera esperienze per i lettori che ne sono il target. E poi da appunto questi pilastri si cala sugli strumenti, quindi parleremo di strumenti chiaramente audio, di strumenti social, di strumenti video, anche videogame, di strumenti che sono gli eventi e la formazione. Molte aziende culturali utilizzano gli eventi e la formazione, ma anche i contest, no? I concorsi, le poll, come se fossero dei veri e propri contenuti, no? Lo stesso per quanto riguarda la mail, i podcast, cioè su ogni settore, su ogni ambito di strumento di comunicazione cerchiamo di declinare questi contenuti. Ci saranno anche il prossimo anno molte esercitazioni, però cerco di fare in modo che queste esercitazioni, di scrittura soprattutto, spesso ad esempio quando vengono degli ospiti a lezione che vi dicevo prima, cerchiamo di fare in modo che questa lezione si trasformi anche in un'intervista fatta dagli studenti in aula, poi editata da loro insieme a me, con una forse un plus, un piccolo plus che è successo e che succederà ancora, ovvero che questa intervista poi viene effettivamente pubblicata con le firme degli studenti sotto nel giornale che dirigono, e quindi quindi posso fare quello che mi pare, perfino pubblicare un'intervista che viene realizzata in aula, che poi peraltro è un contenuto interessantissimo. Quindi questo è successo e succederà, e abbiamo appunto fatto in modo che molti dei studenti del corso pubblicassero la loro prima pubblicazione proprio su Artribune, grazie a questi incontri trasformati in occasione per tirar fuori un contenuto. È anche un messaggio, cioè qualsiasi cosa può trasformarsi in un contenuto interessante se lo si guarda da quel punto di vista, e se poi a valle si fa un lavoro di cucina e di editing serio per rendere il tutto appetibile e potabile su una piattaforma digitale come può essere un sito web come Artribune o la relativa versione cartacea, per poi andare anche su mail, su social, eccetera, nell'articolazione che vi dicevo prima. Cos'altro? Parleremo di storia, un po' di storia dell'editoria culturale, dell'editoria d'arte, soprattutto storia dell'editoria culturale italiana, a partire dal 1969, da quando nacque la rivista Flash Art, fino a oggi, quindi negli ultimi 50 anni. Il collega che viene dopo di me ha lavorato a lungo in quella rivista, quindi c'è anche quest'altro collegamento tra di noi. E quindi cerchiamo di vedere cosa è successo in questi anni, no? Dalle riviste classiche, militanti, tradizionali, fino a quello che succede oggi, e soprattutto nel prossimo corso cercheremo di analizzare cosa succede nel mondo
del publishing culturale, non naturalmente, con l'impatto di questa grande crisi che sta iniziando in queste ore mentre noi parliamo. Quindi ci sarà, sarà davvero molto interessante vedere come reagisce il mondo di coloro che divulgano i contenuti a una crisi così, così tremenda come quella che si aspetta, purtroppo. Poi parleremo del caso di Artribune, che è il mio lavoro, e quindi è un case history per me più facile da raccontare, però diventa più approfondito. Continuate a sentirmi tutti bene? Sì? Ok. E quindi parleremo di questo, ci sarà modo anche su questo di fare delle esercitazioni che poi sono un po' il fil rouge di tutte le lezioni. L'anno scorso abbiamo fatto un'esercitazione molto interessante su quale secondo gli studenti potesse essere il futuro di un progetto come Artribune. Quindi abbiamo fatto una specie di brainstorming, di workshop su questo a lezione. Tante altre cose, ma non mi dilungo perché voglio poi, secondo me la cosa più interessante è rispondere alle vostre domande. L'esame, una curiosità su come abbiamo fatto l'anno scorso l'esame, su come sto continuando a fare gli esami dello scorso semestre, è sostanzialmente la sfida a tutti gli studenti a fare una startup, progettare una startup editoriale che si occupi di editoria della cultura, di publishing culturale, e su qualsiasi mezzo, può essere una rivista di carta, può essere una serie su podcast, può essere un'applicazione di quelle che noi attiviamo all'interno dei nostri risponditori vocali come Alexa o Google Home che abbiamo ormai a casa e con i quali interloquiamo spesso, e sono uscite fuori delle cose davvero molto inspiring e molto interessanti. Quindi questo poi diciamo raccontate in sede di esame come se fosse un pitch della startup, come se il professore fosse il potenziale investitore che deve poi decidere se scommettere o no la sua fiche su questo progetto. Quindi questo è un po' il gioco molto serio, penso, che abbiamo fatto quest'anno. Aspetto le vostre domande e adesso mi ascolto la presentazione di Gianfranco Maraniello, con il quale corrono 20 anni di amicizia, di colleganza. Grazie Massimiliano, e soprattutto grazie allo IULM e grazie a voi per essere così numerosi, vedo dal numero dei partecipanti che mi appaiono negli indicatori in basso in questa nostra applicazione che ci tiene in contatto e che per molti versi è già un'introduzione, questa esperienza che stiamo vivendo anche di presentazione, ad alcune delle criticità che i musei stanno vivendo in questi giorni. Mi sto abituando rapidamente, da un paio di mesi a questa parte, davvero è cambiata la modalità di esercizio delle funzioni, dei ruoli, dei compiti di un museo. Io personalmente sono il direttore di un museo d'arte contemporanea, d'arte moderna e contemporanea, il MART di Rovereto. Sono 20 anni che lavoro nei musei. Prima, come ricordava anche Massimiliano Tonelli, sono stato anche redattore nei tempi in cui non c'era nemmeno internet. Nella redazione di Flash Art che evocava Tonelli nel 92 arrivavano ancora gli articoli o via fax o addirittura in lettere, c'era la dattilografa che rimontava i pezzi che arrivavano al giornale, quindi la preistoria dell'editoria d'arte moderna e contemporanea. Ma quello che voglio raccontarvi è che effettivamente anche dalle cose che ho appena sentito, ed è incredibile come non ci siamo accordati, ma vedo così tante analogie, evidentemente questo è un riflesso del modo in cui IULM si prende cura della sua didattica nel coinvolgimento di professionisti che in qualche modo sono obbligati e quindi restituiscono la propria esperienza a un aggiornamento in tempo reale di quello che accade. Quindi non ci sarà soltanto, ma ci sarà anche una preparazione fondata sulla manualistica, sui libri, su indicazioni bibliografiche e anche su modelli consolidati del fare lezione ex cattedra, che di recente ci abbiamo scherzato, ex cattedra, nel senso che ormai non la vediamo più la cattedra stando a video in questa maniera, ma quello che sta accadendo è che i musei hanno conosciuto, in anni relativamente recenti, una grande trasformazione
che è molto evidente anche nell'ottima introduzione del professor Boccani. Quei dati che abbiamo potuto analizzare, che abbiamo potuto vedere in maniera così sintetica ma efficace, ci dicono anche che i musei sono diventati luoghi di esperienze, luoghi di frequentazioni, si sono dati degli obiettivi, devo dire si sono dati anche degli indicatori che oggi in questo specifico momento storico stanno andando in crisi, perché è chiaro che anche nella tabella, la prima slide riportata, si parlava del numero dei visitatori. Chiaramente in questi giorni il numero dei visitatori a musei chiusi diventa un parametro poco rilevante per raccontare se ancora i musei svolgono e possono svolgere una funzione appunto istituzionale, didattica, educativa, di riferimento, di valore simbolico per una comunità, se possono essere occasione anche di nuove forme di azione e quindi anche di lavoro, di attività quindi nella filiera importante dei musei che interessi il tessuto sociale ed economico di una comunità. Ed è proprio di questo che andremo a occuparci nel corso legato alla comunicazione dei musei e delle istituzioni d'arte, ma è un corso che nasce, come nella denominazione completa appare evidente, da una riflessione sui musei d'impresa. Originariamente il professor Domenico Ligeri, che condivide con me l'insegnamento, è stato davvero pionieristico nell'esplorare le ragioni per le quali le imprese hanno deciso di dedicare un'attività che certamente non è quella principalmente legata al mondo della produzione, ma che cosa significa fondare un museo d'impresa? Quali elementi sono stati chiamati in causa? Quali obiettivi? Quali finalità? A partire da questo corso ottimamente articolato e che continuerà appunto anche nel corso del prossimo anno accademico, e progressivamente negli anni mi sono affiancato al professor Ligeri, inizialmente per fare un altro tipo di analisi, quasi complementare, rivolgendo alcuni termini chiave dell'intitolazione di questo corso, comunicazione, musei, impresa. E ci siamo resi conto come l'impresa è presente nei musei, molta attività imprenditoriale è presente nei musei pubblici e la loro presenza contribuisce all'immagine complessiva e al modo di comunicare di un museo. Per essere molto chiari con un esempio, da pochi decenni a questa parte e con un'esperienza tutta ancora da affinarsi, i musei dispongono di spazi dedicati ad attività come quelle degli esercizi commerciali, dal bookshop che poi diventa appunto oggetto di attenzione di più ampi mercati legati al merchandising e tanta attività che si può fare attraverso l'interpretazione di che cosa sia un bookshop, all'attività di ristorazione, servizi ausiliari, si chiamano questi servizi, ma tanti altri che accompagnano l'esperienza del museo. E per arrivare ad avere questo tipo di esperienza ci sono stati dei passaggi storici importanti, aspetti normativi che andremo a capire, a esaminare, non tanto per cogliere dal punto di vista giuridico, ma quali opportunità e qual era il senso di quelle innovazioni giuridiche che hanno consentito l'apertura e la commistione, quindi pubblico-privato, perché oggi è possibile fare certe cose che soltanto pochi decenni fa non era possibile fare e dove sta andando questo percorso. Che cosa significa oggi quindi costruire delle attività e esperienze in un museo e come queste realizzano l'attività stessa del museo? A partire dalle cose più visibili, perché effettivamente nelle narrazioni più semplici, se dovessi chiedere al visitatore medio qual è l'ultimo museo che ha visitato, molto probabilmente mi racconterà qualche cosa legato a che mostra ha visitato, in primis, prima ancora di qualsiasi obiettivo storico del museo, no? La tutela e la valorizzazione del bene culturale. Questo è il fondamento di un museo, ma l'esperienza attuale di un museo è appunto che cosa uno va a vedere, che cosa ha potuto fare al museo, com'era l'architettura, quali sono i servizi, se la mostra è stata convincente, se il museo è visitato, Ecco, allora parleremo proprio di quali esperienze si realizzano all'interno di un museo e perché. La cosa importante è che tutto questo sarà rivolto, questa modalità di analisi, a partire dagli aspetti normativi, attraverso un'analisi storica veloce dell'evoluzione del museo negli anni più recenti, e faremo poi dei case histories, andremo proprio a esaminare qual è l'immagine
qual è il lavoro sul brand di un museo. Per esempio, sapete che il Guggenheim di Bilbao, per fare l'esempio più classico degli studi sull'immagine dei musei, ha fondato la propria immagine e quindi il proprio meccanismo fondamentale, il proprio oggetto principale di comunicazione attraverso la cosiddetta building identity. L'architettura è diventata non soltanto l'attrazione principale, promossa, comunicata, presente, percepibile, ma addirittura è diventato il modulo attraverso il quale, se chiunque visiti il bookshop o anche lo shop online o anche il sito web del Guggenheim, vedrete che ci sono appunto delle costanti dove la scelta di posizionamento, la capacità visionaria, innovativa, poi dopo imitata a più riprese, è diventata davvero radicale nel pensare appunto che attraverso quell'elemento principale di percezione dell'identità del museo si costruisse un grande processo di comunicazione attorno a quell'idea di museo. Quindi entreremo proprio nel corso dei nostri incontri nella percezione di quello del metodo e della coerenza nella costruzione di un'identità di un museo, per capire appunto quali sono gli elementi che compartecipano all'immaginario che quel museo produce. E se da una parte faremo questo in termini analitici nel corso della lezione, vedrete che poi ci sarà anche nella costruzione, quindi in un'attività partecipata dagli studenti, l'invito a rendervi autonomi con questi strumenti di analisi, appunto che negli ultimi anni l'esame, per quello che riguarda l'insegnamento, è sempre stato basato sulla capacità di auto-organizzazione degli studenti, di andare a scegliersi un loro museo, di andarselo a visitare, a riconoscere quali sono i servizi che questo museo offre, capire se questi musei hanno una caffetteria che centri qualche cosa, che sia coerente con l'immagine, col posizionamento, con le scelte, come funziona la loro editoria, come funzionano i servizi educativi, perché certe scelte nel campo della mediazione, i musei con le audioguide, come funzionano queste audioguide, perché preferibile l'audioguida, perché invece in altri casi c'è una dimensione esperienziale, perché alcuni musei non vogliono mediazione. Staremo attenti addirittura a che cosa siano le didascalie nelle mostre. Staremo attenti anche a capire qualche cosa, ma quando la comunicazione incrocia anche dei meccanismi che sono davvero magari intrinseci anche alla dimensione di un'arte che magari ragiona sui linguaggi e sulla comunicazione. E quindi scopriremo anche come tutte le professioni all'interno di un museo, da quelle dei curatori, degli educatori, degli archivisti, di chi si occupa della promozione in maniera diretta, della gestione dei siti internet, dei social, ma anche quelli di una caffetteria e tutto quello che vi anticipavo prima, tutto concorre a una dimensione esperienziale, per cui sostanzialmente io definirei tutti curatori di un segmento del museo, ma è un segmento che deve vivere in una vita organica, perché laddove si apre una falla, un elemento di incoerenza, qualcosa non funziona più. E allora quell'idea della comunicazione dei musei, dell'attività di impresa, diventa un'occasione persa all'interno dei musei se non raggiunge questo obiettivo coerente e sistemico. E quindi c'è da dire ancora una cosa. Dicevo, un'università come Ulm consente anche di ragionare in tempo reale e quindi in questo caso noi ci troviamo sì di fronte a una situazione critica, e questo ci mancherebbe, non è questa l'occasione per ricordarcelo come facciamo nelle nostre conversazioni continuamente ossessionati dagli impedimenti del nostro quotidiano, ma per quello che riguarda il nostro corso, questo dovrà essere invece oggetto anche di analisi e un'opportunità di riflessione. L'università deve essere anche il luogo dell'autocoscienza, della ricerca che produce pensiero, riflessione, e in questo senso capire l'evoluzione dei musei in quest'epoca molto complessa, in un corso che si intitola Comunicazione dei musei, laddove oggi i musei sono loro malgrado smaterializzati, vista l'impossibilità ancora per qualche settimana, pare, poi vedremo in quali modalità ci sarà invece la possibilità di un ritorno di presenza fisica nei musei, beh, tutta questa esperienza dovrà produrre una riflessione e gettare anche nuova luce sui compiti e sulla definizione, sui fondamenti del museo nella nostra epoca. Cioè, nel nostro corso dovremo cercare di capire anche insieme che cosa sia la contemporaneità di un museo. Perché l'elemento di comunicazione avrà a che vedere, evidentemente, in una visione più ampia, più complessa, con la necessità di pensare ai fondamenti del museo.
E quindi il museo sarà contemporaneo nei nostri argomenti, nelle nostre discussioni, nella nostra, nel nostro accompagnamento anche alla prova d'esame, che ovviamente sarà rivisitato da qui all'inizio dei corsi, proprio per poter costantemente essere sensibili alle esigenze, alle criticità, alle opportunità del nostro tempo. Penso che sia arrivato il momento, vedendo il timing, delle domande e risposte, giusto? Non credo, perché abbiamo ancora un po' di tempo. Ah, e questa è la presentazione sua. Sì, recupero la parola e vi faccio vedere, anche se non c'è strada, come dire, non poteva esserci migliore introduzione, no? Alla struttura del corso che quella che avete fatto voi, secondo me, perché mostra perfettamente qual è lo spirito con cui si tiene un corso e come si tengono i singoli corsi, soprattutto da parte di professionisti, quindi qual è l'esperienza che portate voi da un lato, ma qual è anche la richiesta che state facendo agli studenti, non che si posizionino lì in maniera passiva, come dicevo prima, ma che lavorino su oggetti concreti e vivi e che propongano diciamo una trasformazione di quegli oggetti che in alcuni casi, come si diceva, poi trovano anche spazio di azione, come diceva prima Massimiliano Tonelli. Però prima di lasciare spazio alle domande, io penso che sia ancora importante, penso per voi che appunto ci state guardando e ancora non conoscete bene qual è la natura, no, di questo corso, che vi sia più chiara qual è la filosofia. Che voglio dire? Voglio dire che più che altro, che cosa non è il nostro corso? Più che dirvi che cos'è, forse è meglio che io vi dica che cosa non è. Vi interessano i beni culturali? Non venite da noi. Perché non è questo il corso giusto per voi. Un corso di beni culturali, un corso classico, ottimo, ma non è quello che noi possiamo offrirvi. Vi interessa l'economia? Andate dai nostri concorrenti più vicini, perché non è questo il taglio che noi stiamo dando. L'idea che stiamo dando, che abbiamo dato e che continuamente cerchiamo di aggiornare, è quella di un modello didattico in cui a materie di tipo economico si affianchino materie di tipo culturale con un equilibraggio molto buono che permetta tra l'altro agli studenti poi di entrare nella pratica, nel mondo pratico, ma con un equilibrio che permetta loro di avere una visione a tutto tondo. Come facciamo? Con una didattica, come vedete dallo schema che vi propongo, splittata come in tutte le lauree magistrali in 2 anni, ma nel nostro caso il modello di 2 anni è un modello molto particolare. Perché? Perché al primo anno vi vengono fornite tutta una serie di nozioni basiche, quindi ci sono molte materie naturalmente, non che al secondo anno non ci siano, ma capirete perché vi sto dicendo questo. Diciamo che le materie fondanti sono quasi tutte al primo anno, sono quelle più o meno classiche fino a un certo punto. Vedete che io ho scritto sotto il primo anno job lab, significa che accanto a tutte le materie prevediamo un job lab che non è nient'altro che un laboratorio ulteriore, cioè al di fuori delle materie stesse, in cui noi chiamiamo un professionista o un ente, ultimamente è stato il FAI ad esempio, che racconta con una o due lezioni introduttive la propria storia e poi propone un oggetto di lavoro su cui i ragazzi lavorano e il primo semestre e il secondo semestre, e il risultato finale viene utilizzato dallo stesso ente in questo caso. Quindi parallelamente al troncone principale delle materie ci sono una serie di attività laboratoriali che prevedono un lavoro diretto. Al secondo anno è previsto un primo semestre, di nuovo con attività didattiche dirette, lo studente può scegliere se svolgerlo ovviamente da noi oppure svolgerlo all'estero. Abbiamo studiato particolarmente questo anno, il primo semestre del secondo anno, come elaborando anche ovviamente il piano didattico adeguato perché i ragazzi possano andare all'estero se lo vogliono per arricchire le proprie esperienze, competenze e anche formazione linguistica. E arriva poi il secondo semestre.
Il secondo semestre è particolare perché segna un po' è un po' il DNA del nostro corso da sempre e che lo differenzia forse da tutti gli altri corsi in Italia, e perché ha guardato sin dall'origine in maniera molto attenta al mondo internazionale. Perché al secondo anno è prevista un'attività, un'attività all'interno di una grande struttura. Fino allo scorso anno questa struttura era il museo, la Triennale di Milano. Da quest'anno noi abbiamo una struttura tripartita, cioè abbiamo tre partner: Palazzo Reale, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano, sempre a Milano una nuova struttura, il Digital Culture Center, il MIT, quindi particolarmente che si trova verso Porta Venezia, nell'ex spazio Oberdan, che è particolarmente rivolto attento alla dimensione del digitale. E questi sono i tre grandi ospiti in cui i nostri ragazzi transiteranno. Cioè i ragazzi sono chiamati a uscire dall'università e a lavorare, entrare direttamente dentro gli spazi museali, fare esperienza diretta dentro questi spazi. Non è uno stage, ma è un'attività che vi vede coinvolti tutto il semestre per realizzare poi un project work finale. Il project work finale, che ogni anno viene svolto, è nient'altro che la realizzazione concreta di una mostra. Di una mostra che si svolge all'interno dello spazio IULM, che chiama in causa artisti veri e più delle volte molto importanti. Per esempio, quella è stata veramente una delle mostre più belle, uno dei progetti più belli realizzati quest'anno, nell'ottobre 19, dai ragazzi appunto, con Neri Rotelli, con un'attività che ha coinvolto tutto il campus e in fondo anche la città, in cui i ragazzi devono occuparsi e dell'elaborazione del concept di una mostra e della fase di allestimento della mostra e della fase di comunicazione della mostra. Quindi di tutti gli asset che sono un po' alla base della formazione che vogliamo impartire. Questo significa quindi che è importante la partecipazione. Ho intraletto, mentre ascoltavo, alcune domande che già venivano poste, in realtà la frequenza è fondamentale. Non è obbligatoria, ma è fondamentale, proprio perché la piattaforma di partecipazione all'interno degli spazi museali, li vedete al secondo anno, quella dicitura laboratorio di progettazione, produzione, comunicazione artistica e culturale, non è nient'altro che il grande contenitore che fa sì che i ragazzi lavorino all'interno dei vari musei e che poi realizzino il progetto finale di cui vi parlavo. Questa è la struttura. Quando scegliete l'università, l'avete scelta per il vostro triennio, era già un passo molto importante. Secondo me adesso lo è ancora di più, perché orienta le vostre scelte future e il vostro destino futuro. Quindi è molto importante che quando scegliete voi guardiate con attenzione il piano di studi, perché il piano di studi è in fondo la radiografia vera di quello che un'università vi offre. Noi possiamo raccontarvi quello che vogliamo, però il piano di studi è quello che vi mostra quello che vi impegnerà nei prossimi anni e se quello che vi abbiamo detto corrisponde poi alla realtà. Non sto ad analizzarlo, perché ovviamente lo trovate online, lo troverete in tutti i modi, quindi e ritrovate in fondo quello che ci siamo detti, no? Quindi un equilibraggio tra materie teoriche e materie pratiche, materie di tipo economico, materie di tipo gestionali, con, ripeto, il grosso focus legato al laboratorio di progettazione, che è l'esperienza diretta, assieme a delle attività formative a scelta. Questi sono i grandi partner che abbiamo e che, devo dire, sono di tutto rispetto, e non è da poco uscire da un corso di laurea già con una alle spalle, non un piccolo stage di un mese o due, ma con un'esperienza a curriculum su cui è possibile appunto mostrare la propria attività e che in fondo vi permette già di fare le ossa su quelli che sono problemi pratici, concreti. Negli anni avrete studiato teoricamente quello che occorre fare, qui li vedete già poi in azione. E altrettanto importante, però, come vi dicevo, è l'attività internazionale.
con i modi classici, ovviamente, programma Erasmus, stage all'estero, tesi anche all'estero, però mi piace, prima di chiudere e lasciare spazio alle domande, sottolineare di nuovo qualcosa che credo non tutte le università vi propongano. La prima è che noi realizziamo dei viaggi studio. Sembra un po' una cosa strana, no? Ma non lo è affatto, perché i nostri docenti, qui si tratta di viaggi studio che un nostro docente realizza ogni anno in Giappone con i nostri ragazzi, mettendo i ragazzi in contatto con università e soprattutto istituzioni culturali e artistiche del mondo giapponese. E poi tante altre esperienze, vedete la Fondazione Sandretto Rere Baudengo, tra l'altro la Sandretto Rere Baudengo insegna anche da noi, i ragazzi vanno, vedono come funziona un sistema e possono porre, diciamo, delle domande all'interno. Nonché, come vi dicevo, un viaggio studio, cioè l'università paga per voi un viaggio formativo all'interno di diverse capitali europee. Io stesso vi ho accompagnati a Parigi, per esempio, sono stati lo scorso anno a Madrid, accompagnati da dei professori, e in generale si crea un viaggio che non è ovviamente un viaggio di divertimento, ma un viaggio che li porta dentro istituzioni di quel luogo, che li mette a contatto con una realtà internazionale e gli permette di vedere il modo di affrontare la comunicazione, l'arte, in maniera veramente globale. E credo che questo sia un po', se mi permettete, un po' nel nostro DNA, no? L'idea che lo studente non è un essere passivo che si trova di fronte a noi, ma che è una persona attivamente coinvolta nelle nostre attività, che partecipa alle nostre attività. E vi dico anche che non pochi di noi organizzano delle cose con gli studenti, e questi sono dei progetti di ricerca o dei progetti concreti che trovano poi mano vera e realizzazione concreta, e credo che questo sia il modo migliore proprio per l'aggancio e il là, appunto, per abbandonare il posto protetto, in fondo ancora protetto, dell'università e entrare veramente nel mondo del lavoro. Qui chiudo, e prima di chiudere e lasciare spazio alle domande, vi ricordo però che il 6 maggio, anche se in una modalità di nuovo di questo tipo, purtroppo, perché la situazione è quella che è, ci sarà l'Open Day. Quindi, se siete interessati ad avere ulteriori informazioni e più attente informazioni, di nuovo, seguitelo, iscrivetevi, saremo ben contenti di accogliervi. E io lascerei a questo punto lo spazio a un po' di domande, e volentieri rispondiamo. Bene, grazie intanto ai nostri ospiti, alla loro presentazione e ai loro interventi. Come anticipato dal professore, adesso passiamo alla sessione dedicata alle vostre domande. Come vi anticipavo all'inizio dell'evento, potete scrivere tutte le vostre, i vostri dubbi e curiosità nella sezione Q&A. Quindi adesso possiamo appunto analizzare le domande che sono arrivate. La prima domanda è relativa al background che ogni studente dovrebbe avere per poter accedere a questo corso. Uno dei nostri utenti spiega di provenire da un percorso umanistico quale quello di scienze dell'educazione, quindi se il suo corso, e quindi a questo punto in generale andrei a specificare anche quali altri corsi siano più adatti anche in termini di requisiti di ammissione per poter iscriversi a questo corso magistrale. Certo. Allora, visto che è una cosa più tecnica, rispondo io. Vi invito anche sempre a guardare le pagine web del nostro sito, perché trovate anche la formazione triennale che permette l'accesso e l'iscrizione a questa università e a questo corso di laurea. Le maglie sono molto larghe, perché vi dico un po' per esperienza, io da quando è nato questo corso, ormai più di 10 anni insegno estetico, filosofia dell'arte, poi ha subito cambiamenti la denominazione in questo corso, e vi dico che abbiamo avuto studenti che provenivano da beni culturali o da storia dell'arte, da lettere, da storia, da noi ovviamente, ma chi proveniva da design, dal Politecnico, chi aveva fatto economia, chi veniva da comunicazione, quindi assolutamente la formazione precedente, che all'inizio può apparire un handicap, perché naturalmente questa
del biennio è una formazione che rafforza, no, le competenze del triennio, però alla lunga in realtà, se è pensata in maniera adeguata, diventa il vero punto di forza, perché è previsto ovviamente un dialogo, una prova di accesso che non è scritta, ma è una sorta di dialogo per verificare le necessità e i requisiti, no? E quindi se c'è una debolezza individuata viene proposta anche una modalità di recupero. Naturalmente, se conosco non molto la storia dell'arte e voglio iscrivermi, è bene farmi un po' di ossa su quella che è la storia dell'arte, e vi verranno poi indicate tutti gli strumenti anche didattici, libri su cui recuperare, però la forza sta sempre nell'innestare quello che imparerete in questi 2 anni su quello che già sapete. Per esempio, visto che si diceva la formazione è di tipo scienze della formazione, sapete che richiesta c'è per educatori all'interno degli spazi museali, ma degli educatori che siano attenti alle nuove forme di didattica nei nuovi spazi museali? Quello potrebbe essere il vostro mix, no? In fondo ognuno di noi è un'unità talmente tanto unica, che può creare quel mix veramente unico che può fare la differenza e può permettergli di inserirsi in un nuovo ambito. Quindi direi che in fondo non ci sono particolari limiti, l'unico punto, questo sì, è il desiderio e l'interesse nel mondo dell'arte e della cultura di volersi impegnare corpo e anima, se posso dire, perché vi assicuro il secondo anno per la realizzazione del progetto, project work finale, vi serve molto corpo e soprattutto molta anima, perché c'è da lavorare tantissimo. Questo è il prerequisito fondamentale, direi. Grazie professore. Sono arrivate un po' di domande che raggruppo in un'unica, relative alla tipologia di frequentazione del corso, ovvero se il corso a livello nativo nasce come un corso interamente presenziale o se in generale è possibile seguire le lezioni anche a distanza, e a questo punto anche in base alla situazione attuale vigente, come si prevede di organizzare le lezioni. Sì, allora noi ci siamo provati quest'anno, come tutte le università d'Italia, e credo non solo, anzi lo so perché ho molti colleghi all'estero che ce lo dicono, in tutte le università del mondo, a entrare in una modalità di didattica online. L'università in realtà stava già investendo in questa nuova forma di modalità, creando dei percorsi misti in cui all'attività in presenza con cui è nato il corso si potessero affiancare delle forme di attività didattica di questo tipo, no? Di tipo multimediale e a distanza. Devo dire però che questo non è un corso che nasce con una modalità a distanza, cioè la frequenza è molto importante, perché uno dei principi è anche quello della creazione del gruppo, della comunità classe. Perché? Perché quando poi i ragazzi dovranno andare a realizzare il project work finale, il project work è fatto da loro, sono loro che dovranno andare ad intervistare, a parlare con l'artista coinvolto, che dovranno realizzare tutti i progetti, e quindi uno spirito di comunità è importante che si crei, è importante quindi che poi partecipino direttamente. Quindi sicuramente c'è nel futuro l'intento di migliorare l'attività di questo tipo, creandone un'attività mista, ma poi però inevitabilmente c'è un'attività in presenza che non può essere, che non può essere aggirata, secondo me. Perfetto, grazie. Un paio di domande interessanti da parte di Annalisa. La prima è relativa alla suddivisione tra teoria e pratica, ovvero lei chiede in che proporzione l'università basa l'apprendimento sullo studio tradizionale, quindi libri e lezioni, e quanto invece sui metodi considerati alternativi, quindi le esperienze dirette, i laboratori e tutto ciò che è al di fuori della lezione in sé. Certo, vi faccio un esempio facendovi vedere il piano di studi. Io insegno filosofia dell'arte, la materia è teorica, la modalità di svolgimento è teorico, senza via di scampo, come dire, e questo non solo io, però accanto a me c'è per esempio il corso del professor Trione, culture visuali, che di nuovo è una materia teorica. Accanto a tutto questo però abbiamo il sistema dei musei, e qui Gianfranco Maraniello, che lavora a
all'interno di questo asse può dirci qualcosa. Le professioni dell'arte con le varie case d'asta, strategie per le fondazioni, hanno un'attività che in parte è legata al libro, ma in parte è legata, come si diceva, al progetto concreto. Quindi dipende dalla natura dell'insegnamento. Quelli più classici, se dovessi dire, culture, si fa per dire classici, culture visuali o filosofia dell'arte o anche storia del collezionismo, sono basati più su una modalità libresca. Ma altre forme, come le professioni dell'arte, elementi di storytelling o il sistema degli eventi artistici e culturali, che è il grande sistema in cui si affronta la visione, la modalità curatorship, cioè di curatela, la modalità di allestimento, le modalità di comunicazione, e quelli si realizzano quasi esclusivamente con un'attività di tipo laboratoriale, progettuale, e l'esito finale, quindi l'esame non sarà un'interrogazione, ma sarà la presentazione di un progetto. Quindi vedete, c'è sempre l'idea di un mix tra una forma più tradizionale all'interno di alcune materie che lo richiedono e una forma invece più innovativa a seconda delle materie che lo richiedono. Quindi c'è un mix tra le due cose. Bene, grazie. A tal proposito mi ricollego anche a una nuova domanda che è arrivata adesso, è relativo anche all'aspetto più professionale, ovvero se nel secondo semestre, oltre alla collaborazione con i musei citati durante appunto la presentazione, è possibile effettuare anche uno stage lavorativo. Quindi la domanda dell'utente è anche relativa a quanto l'università aiuta gli studenti anche nella ricerca del lavoro e di collaborazioni professionali. Allora, noi non abbiamo previsto rispetto ad altri corsi di laurea uno stage, perché già ovviamente è uno stage orientato, no? Quello che offriamo noi. Le dico per esperienza diretta, cioè per molti miei tesisti, che non sono miei naturalmente, che in realtà spesso gli studenti alla fine del corso decidono di laurearsi al marzo dell'anno successivo, così entro subito in un esempio pratico, al marzo dell'anno successivo, e sono quindi in pieno regime, non devono pagare ovviamente niente e sono in pieno regime, e decidono di approfittare o dei mesi estivi o dei primi mesi autunnali per fare uno stage in Italia o all'estero. Da questo punto di vista esiste un ufficio che non tutte le università hanno, noi abbiamo la fortuna di avere, che si chiama Stage e Placement, che aiuta gli studenti in fase di stage, che funziona da filtro, no? Riceve le offerte di stage che appunto incrocia le richieste degli studenti su queste esigenze, in più però fa anche un ufficio da ufficio placement, cioè in uscita i ragazzi possono di nuovo utilizzare la struttura per di nuovo utilizzare questo match una volta però che sono usciti dal corso, e quindi per trovare poi un piccolo inizio della propria professionalità. Però assolutamente lo stage ulteriore non è obbligatorio, ma è assolutamente ben visto, anche perché molto spesso, e parliamo così, aggiungo un altro elemento, che è quello della prova finale, cioè della tesi. La tesi può essere fatta o su una materia classica, come la mia, filosofia dell'arte, oppure su una materia più innovativa, e quindi può essere di tipo appunto più creativo, e spesso il progetto finale nasce proprio da un'esperienza di stage in cui ho incontrato per esempio un museo, ho fatto esperienza all'interno di un museo d'impresa e ho trasformato quella mia esperienza in case study, quindi assolutamente l'esperienza diretta è fondamentale, direi, assolutamente. Bene, grazie. Un'altra domanda, per tutte le domande di tipo prettamente tecnico, quindi pieno di studi, durata del corso, convalida anche delle materie, ovviamente vi rimandiamo poi a contattare direttamente il servizio orientamento anche dell'università. Vi ricordo che comunque nei prossimi giorni riceverete anche una nuova email informativa con tutti i contatti di riferimento per approfondire ulteriormente il corso e richiedere tutte le vostre domande appunto ottenere le relative informazioni. Una domanda che le rivolgo è semplicemente se sono previste anche delle borse di studio per partecipare a questo corso. No, in realtà non ci sono borse di studio previste per questo corso.
Approfitto però, lanciando io, invertendo i ruoli in realtà, perché a noi interessa, proprio perché, come dicevo prima, non lo dico a parole, ma se verrete ve ne accorgerete, per noi gli studenti sono delle persone in primo luogo, e non degli utenti che passano lì per caso. Ci interessa molto sapere che cosa si aspetterebbero loro da un corso di laurea? Qual è la loro... Perché noi, a noi interessa la visione ovviamente dei professionisti, ma ci interessa sapere anche qual è l'aspettativa dei ragazzi o come sono venuti a conoscenza dell'esistenza di questo corso di laurea. Quindi ragazzi, se avete... se volete fornirci queste informazioni, noi siamo assolutamente contenti di saperlo, perché questo ci aiuta a migliorare sempre di più e a venire incontro sempre di più alle vostre esigenze, qualora coincidano anche con, tra l'altro, con le esigenze del mercato. Vi dico una piccola cosa, abbiamo fatto un consiglio di facoltà da poco e vista la situazione degli studenti in realtà di turismo, perché il nostro è una facoltà di arte e turismo, chiedevano l'attivazione di un corso di studi, di un corso, scusate, sul gestione del rischio. Il professor Trione, che è il nostro preside, ha colto al balzo l'occasione, e di solito lui è una persona che è molto attenta agli studenti e, aggiungo, non casualmente, perché organizza in maniera estremamente regolare degli incontri con i rappresentanti degli studenti per capire che cosa funziona e che cosa non funziona. Noi siamo una delle poche, dei pochi corsi di laurea, anche all'interno della IUM stessa, che ha i rappresentanti d'aula, cioè dei ragazzi che sono i portavoci della classe e che filtrano le richieste direttamente con la gestione, quindi col preside. E il professor Trione ha deciso in quel caso di accogliere la richiesta degli studenti, perché veniva da una necessità concreta e era una richiesta intelligente, e quindi il prossimo anno verrà attivato un corso di questo tipo. Quindi assolutamente ci interessa la vostra aspettativa, la vostra visione, che cosa vi aspettate appunto da un corso di laurea che più o meno si orienta verso le vostre esigenze. Bene, grazie professore. Un'altra domanda, una curiosità di un utente, è relativa alle esperienze all'estero. Quindi se sono aperte a tutti gli studenti o solo a un numero definito di persone, quindi se bisogna anche effettuare dei successivi test per accedere o avere dei meriti per poter svolgere questa esperienza. Allora, nel caso dell'Erasmus, noi abbiamo delle convenzioni specifiche, ovviamente come accade per l'Erasmus, cioè abbiamo delle convenzioni con alcune università estere, in modo tale che il nostro ragazzo che va poi ha la possibilità di svolgere lì, seguire i suoi insegnamenti, svolgere lì gli esami e tornare ad avere riconosciuti con quelle votazioni gli insegnamenti. Per accedere, siccome l'Erasmus è un finanziamento europeo, implica una selezione e esiste un bando che di solito si attiva intorno al febbraio-marzo dell'anno precedente, quindi se è prevista la partenza al primo semestre del secondo anno, al marzo del primo anno ci sarà un test linguistico in primo luogo, a seconda dell'orientamento, no? Quindi se vado in un'area anglofona sarà in inglese, francofona con il francese, germanofona nel caso del tedesco. Quindi c'è una valutazione, per ogni luogo c'è un tot di posti, c'è una valutazione linguistica, c'è una valutazione del curriculum e poi c'è una graduatoria. E da qui poi i ragazzi poi partono e possono proseguire all'estero. Però tra l'altro non c'è solo l'Erasmus, esistono dei tirocini, soprattutto quando noi vi diciamo tesi di laurea all'estero, vi diciamo che esiste un ente che interno all'università, che a cui alla fine del secondo anno voi potete chiedere un finanziamento, concordandolo ovviamente col docente che segue la vostra tesi, per svolgere un periodo di ricerca di tesi all'estero. Quello è una domanda che viene fatta argomentando il motivo per cui si vuole andare all'estero, dove si vuole andare, perché e che cosa si va a fare, possibilmente già con il contatto del luogo in cui si va, e quell'ente dà un finanziamento proprio per questo viaggio. E in questo caso, di nuovo, c'è una valutazione, ovviamente, e una selezione.
L'idea è di avvantaggiare il più possibile i nostri ragazzi affinché sperimentino modalità anche di ricerca innovativa in Italia e all'estero. Grazie professore. Riprendendo molto brevemente quello di cui aveva parlato lei durante la presentazione, Annalisa chiede se il corso magistrale si basa più sull'aspetto economico-legislativo della gestione e valorizzazione dei beni culturali o sullo studio dell'arte e dei beni con cui poi si andrà a lavorare direttamente? Allora, vi dico che dagli incontri con gli stakeholder, tutti ci hanno detto: noi abbiamo bisogno di figure che conoscano anche gli aspetti legislativi. Il motivo per cui c'è sempre stato, ma noi riteniamo importante, la presenza di diritto dei beni culturali. Vedete, al primo anno, vedete che c'è management e startup per l'arte, che è quindi economia, e forme di economia le trovate nelle varie professioni dell'arte. Però non basta. Non basta perché, come vi dicevo prima, altrimenti ci troveremo a fare qualcosa che non è nella nostra natura. Nella nostra natura c'è il focus sull'oggetto estetico, quindi l'oggetto d'arte, la conoscenza teorica del mondo dell'arte, insieme però con la consapevolezza che non si può pensare o parlare del mondo dell'arte come se questo non fosse anche un mercato. È un mercato retto da leggi. E quindi formazione riguardante aspetti teorici legati al mondo della cultura e dell'arte, aspetti pratici, cioè su come si gestisce, si cura una mostra, questo poi è quello che i ragazzi andranno a fare alla fine, accanto però a tutti gli elementi pratici e concreti. E prima di andare poi a elaborare la mostra, ci saranno anche tutta una serie di incontri proprio estremamente anche tecnici su che cosa significa assicurare un'opera d'arte per trasportarla e cose di questo tipo. Quindi aspetti che vanno dall'aspetto veramente più teorico e generale, che cos'è l'arte, a quelli poi più pratici, e legandoli poi ovviamente al mercato economico, cercando di tenere insieme, se posso dire, virtuosamente un po' e circolarmente i tre poli: il polo pratico, il polo economico-legislativo, il polo comunicativo e quello ovviamente più teorico. Grazie professore. Ricollegandomi all'aspetto molto importante di cui lei ha parlato poco fa, ovvero il fatto che a voi interessino non solo studenti interessati al corso, ma anche motivati, quindi coinvolti realmente, chiederei a questo punto ai nostri due relatori, quindi al dottor Tonelli e al dottor Maraniello, un consiglio anche sui potenziali e futuri studenti di questo corso. Quindi, chi vuole approcciarsi a questo mondo, quali prospettive, quali idee chiare deve avere prima di approcciarsi appunto al settore? Cosa consigliereste voi stessi ad un futuro studente per capire che effettivamente questo settore è quello adatto al suo futuro, alla sua carriera professionale? Vado io? Sì, prego. Le idee chiare non, no, direi che anzi vorrei persone con idee poco chiare a quell'età lì, vorrei delle persone con idee abbastanza confuse e in procinto di chiarirsi, non già chiare a 21, 22, 23 anni. Quello che consiglio e che in realtà vedo sempre poco, anche perché mi accontento, no? quando lo vedo, è curiosità. Curiosità, curiosità, curiosità. Cioè essere continuamente impicciarsi continuamente delle faccende che riguardano il settore nel quale poi si decide di lavorare. Frequentarlo in maniera insistita. Non vergognarsi di essere presenzialisti. Si vuole lavorare nel mondo dell'arte contemporanea? Perfetto. Voglio che tutte le sere vai all'inaugurazione, voglio che sei presente ad ogni conferenza stampa, voglio che cerchi di parlare con quelle persone che possono darti delle ispirazioni, che possono aprirti dei mondi, anche semplicemente scambiando 5 minuti di chiacchiere davanti a un buffet di un'inaugurazione di una galleria, no? Sto parlando di cose che sembrano lontanissime dalla nostra esperienza domestica degli ultimi 2 mesi, però probabilmente ricominceremo
ad avere gallerie che inaugurano i musei, che fanno, organizzano il loro opening. Spesso mi capita di confrontarmi anche in maniera un po' cruda con i miei studenti per invitarli e fargli capire che questa faccenda qui è veramente molto molto importante. Sembra una cosa in più, sembra una cosa che si fa per svago, e magari se uno fa le cose per svago poi sceglie le cose che decide lui, non sceglie le cose che gli suggerisce il professore all'università. Però se guardo la mia carriera, e anche qui mi ricollego all'amico e collega Gianfranco Maraniello, che mi conosce appunto da quando avevo 20 anni e sa qual era la mia, pur in quegli anni noi entrambi lavoravamo in una città, io studiavo e lui iniziava a lavorare in una città molto marginale, no? A Siena. E però ciò nonostante cercavo qualsiasi occasione era buona per vedere cosa succedeva, per andare, frequentare, cercare di confrontarsi con i protagonisti, come era Gianfranco Maraniello all'epoca nel museo di quella città. E questo è stato determinante per quello che sono riuscito a fare dopo. È stato molto più determinante di qualsiasi altra cosa. Non ho dovuto fare grandi investimenti, non ho dovuto fare raccomandarmi a chissà chi, non ho dovuto avere soldi di famiglia, semplicemente ci ho messo un sacco di curiosità per capire cosa succedeva in quell'ambiente, e questo è quello che suggerisco. Bene, grazie dottor Tonelli. Se anche il dottor Maraniello vuole condividere un suo pensiero. Sì, ma io trovo una facile adesione sia alle cose che ha detto ora Massimiliano Tonelli, e mi riallaccio anche a quello che diceva il professor Boccali dicendo che cosa non sia lo IULM. E trovo facilmente una linea che unisce alcune riflessioni, alcune suggestioni proposte, e che secondo me può dare la misura anche di che cosa sia, di cosa possa fare lo IULM in questo senso. Lo IULM non può essere l'università delle idee chiare, l'ha detto bene Massimiliano, perché è proprio un'università che aiuta la comprensione di un tempo presente e quindi in divenire. E quindi si diceva bene, questo non è il corso di beni culturali, non è la formazione per i conservatori in senso tradizionale d'arte in un museo, ma è forse l'università giusta per chi ha voglia di reinventare come è necessario, per esempio, in un museo di imprese, in un museo d'arte contemporanea, in un museo di tecnica e di tecnologia, insomma, inventare continuamente le soluzioni nuove. E affinché si possa riconoscere, dal punto di vista identitario, nella condizione adatta per essere pronti a questo tipo di professionalità, cioè, non bisogna, secondo me, pensare che l'università sia però strumentale a questo. Cioè, quella che Tonelli chiamava curiosità, io la definirei anche completa adesione all'esperienza che si compie. Cioè, non si fa qualche cosa pensando che questo servirà ad altro. E lo dico in particolar modo a una generazione che purtroppo ha conosciuto le scuole fin dall'infanzia come propedeutiche al passo successivo. Ecco, no, questo non è la scuola media che poi dopo serve alle superiori, non è le superiori che serve all'università, non è la magistrale che poi porta delle specializzazioni. Il modo in cui è costruito lo IULM, la capacità di tenere insieme solidità nella conoscenza e plasticità nell'interpretazione del proprio tempo, è esattamente una condizione che non auspica poi il passaggio successivo, l'ulteriore specializzazione, ma invita a essere aderenti a se stessi e quindi essere nel pieno delle cose che accadono e trovare soluzioni, idee, originalità, perché tra l'altro il lavoro non sempre, prima, ecco, dico una cosa per dissentire da quanto è stato detto finora, ma in maniera molto giocosa e parziale, ovviamente pretestuoso, cioè, non è soltanto chi il lavoro ve lo darà, ma forse vi inventerete voi che cosa sarà il lavoro. Non si tratta soltanto di riceverlo, si tratterà proprio di costruirlo, immaginarlo e ipotizzarlo. Quindi è uno scambio di informazioni e di esperienza. E quindi ci si trova davvero, anche etimologicamente, nel metodo. È un metodo dove docenti e studenti sono davvero coinvolti in una continua riconfigurazione delle opportunità. Grazie ai nostri relatori.
Sono arrivati nel frattempo altre domande di tipo tecnico, per cui rimando nuovamente ai contatti che riceverete, quindi in merito a attestati linguistici, tipologie di materie, Erasmus, tirocini, quindi tutto ciò di cui già abbiamo parlato, accennato anche tramite il professore, potrete ulteriormente approfondirlo rivolgendovi direttamente all'ufficio orientamento di Ulm e a tutti i responsabili del corso. A questo punto direi che siamo in conclusione. Io ringrazio i nostri ospiti, tutti i loro interventi, il loro contributo alla presentazione di oggi. Ringrazio anche tutti i partecipanti che sono rimasti fino a questo momento per questa presentazione. A questo punto io vi do appuntamento al prossimo webinar di Ulm. Ringrazio nuovamente il dottor Maraniello, il dottor Tonelli e il professor Boccali per la loro partecipazione, quindi vi do appuntamento al prossimo webinar. Grazie a tutti e una buona serata. A presto. Arrivederci, vi aspettiamo. A presto a tutti, grazie. A presto, grazie.